Droni dei vigili del fuoco dotati di visore notturno in volo anche la notte per la ricerca dell'ultraleggero scomparso ieri sull'Appennino modenese. Con le prime luci del giorno sono state riavviate tutte le attività di ricerca, sia via terra anche attraverso le motoslitte e quad cingolati che stanno percorrendo le strade innevate tra i boschi, sia dall'aria. Con gli elicotteri con base operativa all'aeroporto di Pavullo impegnati 20 vigili del fuoco tra personale di coordinamento, squadre a terra, nucleo droni ed elicottero eli nucleo regionale. A bordo del velivolo leggero decolato dal campo volo di Reggio Emilia ieri in tarda mattinata solo il pilota Ivano Montanari, 61 anni. Le comunicazioni con il centro di controllo si sono interrotte quando l'aereo sorvolava la montagna, presumibilmente nella zona al confine tra le province di Modena e Reggio Emilia, dove si stanno concentrando le ricerche. Il soccorso alpino Emilia Romagna è impegnato dalle prime ore della mattina con 3 squadre in assetto da sci alpinismo, oltre a essere supportati dall'aiuto di quad cingolati per rendere più veloci le ricerche. Gli operatori stanno verificando i punti indicati dall'aeronautica militare in zona Sasso Tignoso e Alpicella. Presenti anche 2 tecnici imbarcati sui velivoli aerei dell'aeronautica che sorvolano la zona. Gli elicotteri impegnati nella ricerca sono dell'aeronautica, vigili del fuoco, guardie di finanza e polizia di Stato. Thank you.